Oggi è proprio arrivata la conferma che il WTO ha permesso agli Stati Uniti d'America di mettere 7,5 miliardi di dazi contro l'Europa e verranno colpiti anche i prodotti italiani, tra cui il parmigiano, il parmigiano reggiano, il grana padano, dove i prezzi già in America sono alti perché c'è anche, quando si inviano i nostri prodotti, c'è anche il trasporto. Quindi già i prezzi sono quasi il doppio di quelli che paghiamo in Italia per 1 chilo di parmigiano. Adesso si arriverà addirittura a quasi 90 euro, 90 dollari, 90 euro al chilo negli Stati Uniti per comprare 1 chilo di parmigiano. E proprio ieri, durante l'incontro del Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il segretario di Stato Mike Pompeo, fa l'irruzione una delle iene del programma televisivo. Lei è Alice Martinelli, che porta un pezzo di grana, voleva portarlo a Giuseppe Conte, a Mike Pompeo, una panzanata giusto per fare audience nella televisione, e ha provocato giustamente l'irritazione del premier italiano. Quindi durante l'incontro tra il segretario di Stato degli USA Mike Pompeo, di origini italiane, tra virgolette, si sono incontrati nella sala dei Galeoni a Palazzo Chigi. All'improvviso è arrivato il blitz della Iena, che si è avvicinata al premier con in mano un pezzo di parmigiano reggiano, il tutto lanciando una provocazione sulle scintille sui dazi tra Italia e Stati Uniti degli ultimi giorni. La reazione di Conte è stata immediata, ha allontanato la Iena ricordando il suo ruolo di premier, dicendo: "Io sono il presidente del Consiglio, cosa sta facendo?". Poi, come riportano le agenzie di stampa, rivolgendosi alla Iena, gli avrebbe detto: "Non è così che si difende l'Italia". Quindi Giuseppe Conte è particolarmente irritato per questo blitz. Però possiamo fare una considerazione. Sicuramente a questa signora delle Iene non gliene frega niente del bene dell'Italia. Lei doveva fare la panzanata per il programma della televisione. Quello che mi chiedo è come ha fatto ad avvicinarsi al capo del governo e al segretario di Stato, Mike Pompeo. Sinceramente, dovrebbero esserci gli uomini della scorta, sia del segretario di Stato americano sia del presidente del Consiglio. Questo fa capire che è abbastanza inquietante potersi avvicinare al nostro Presidente del Consiglio, per chi che sia, perché entrano con il tesserino di giornalisti, ma anche entrando con il tesserino dei giornalisti. Prima di tutto, quando vedete le Iene, non fateli neanche entrare, perché questo non è giornalista, è un programma satirico dove ti danno il tapiro e il grana padano, cioè non fate entrare alla Presidenza del Consiglio persone che sono lì per fare un programma comico per la televisione. Quindi voi dite: "Ma non si può, giornalista, 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 che sia comico, satirico o serio, è giornalista". Sì, ma se c'è una conferenza tra il Presidente del Consiglio e il Segretario di Stato degli Stati Uniti, stanno parlando di una cosa seria, che senso ha fare entrare un programma comico? Voi sapete perfettamente che faranno questo tipo di cose. E poi, ammesso che non si possa non farli entrare, ma non c'è un servizio d'ordine che impedisce l'avvicinarsi a 20 centimetri dal capo del governo italiano? Infatti Conte ha dovuto difendersi da solo: "Ma cosa sta facendo? Io sono il capo del governo". È stato anche fin troppo gentile, perché quel grana padano gliel'avrei fatto mangiare, no? Però assolutamente non condivido io questo modo. Vabbè, quelli fanno il loro lavoro, ma che vergogna, veramente, quella che arriva col grana padano. Ma che significa? Dovrebbero mettere, chiamiamoli giornalisti, io poi non so neanche se sono giornalisti questi delle Iene, inviati, ma l'inviato a che pro entra a Palazzo Chigi? Ha un tesserino di giornalista? O solo perché io sono della televisione e ti fanno entrare? C'è qualcosa che non funziona nei servizi di sicurezza di Palazzo Chigi e c'è qualcosa che comunque non funziona o che mi sfugge, che non sono al corrente. Di fatto il tema dei dazi è caldissimo,
ed è un punto importante nei rapporti diplomatici tra Italia e Stati Uniti. Proprio Conte, qualche giorno fa, intervenendo davanti ai membri di Coldiretti, ha affermato: "Aspettiamo, credo ormai si tratti di qualche giorno, per il responso dell'arbitrato del WTO sulla decisione degli Stati Uniti di applicare dazi a prodotti europei. Quella decisione ci farebbe molto molto male, per cui vi posso assicurare che avete la massima attenzione del governo e la mia personale. Avete ricordato gli incontri al vertice con l'amministrazione americana. Non è facile, perché nonostante gli ottimi rapporti, anche personali, e gli ottimi rapporti tra i due paesi, siamo in un quadro di negoziato in cui gli Stati Uniti difendono i loro interessi nazionali e, come sempre, anche noi difendiamo i nostri interessi nazionali. Quindi non è facile intervenire a far pesare specifiche considerazioni", ha assicurato. "Ma ce la metteremo tutta", ma proprio oggi il WTO ha permesso agli Stati Uniti di applicare questi dazi perché l'Europa avrebbe aiutato illegalmente una compagnia aerea. Quindi 7 miliardi e mezzo di dazi colpiranno tutti i paesi dell'Europa, nel senso che ci saranno dei dazi all'ingresso, all'entrata negli Stati Uniti dei prodotti europei, indistintamente che siano prodotti francesi, spagnoli, italiani o di un altro paese della comunità europea. E come dice giustamente Conte, non si potranno fare distinzioni, nonostante gli ottimi rapporti che lui ha personalmente con Trump. Ricordate Giuseppi, lui raccontava di essere entrato in sintonia con Donald Trump perché avevano parlato di vestiti, lui gli aveva consigliato il suo sarto in Italia, e la stima anche che ha Trump per Conte. Ma giustamente Trump ricorda il Conte 1, quindi dice: è il capo del governo, hanno una politica sovranista, chiamiamola così, anche se non mi è mai piaciuto il termine sovranista. Stanno fermando gli sbarchi, hanno trovato il modo, però non sa adesso Trump, probabilmente lo ignorano negli Stati Uniti, o non è ben chiaro, che il Conte 1 non è il Conte 2, è la stessa persona che però ha avuto un cambio radicale. Dai porti chiusi, firmati anche da lui, adesso c'è sbarchi incondizionati anche di migranti illegali, perché lui ha promesso nel patto, accordo, documento, chiamatelo voi come volete, di Malta, che prima di tutto, quando arrivano davanti alle nostre coste l'ONG, saranno sbarcati tutti quelli a bordo. E poi ci sarà una redistribuzione. Voi sapete che quella della redistribuzione è una balla, perché realmente non c'è nessuna redistribuzione. Gli stati europei, quelli che accetteranno, se accetteranno, prenderanno delle piccole percentuali di migranti che richiedono asilo, che sono una piccola percentuale di quelli che arrivano con le ONG. Poi ci sono l'altro 90% che arriva in maniera autonoma, che è lì. L'Europa non ha intenzione di redistribuire neanche i richiedenti asilo. Solo le ONG, perché solo le ONG? Perché molte volte sono dei loro paesi, la ONG spagnola, l'ONG francese, l'ONG tedesca, ed è proprio per questo che tra gli stati volenterosi c'è proprio Francia e Germania, proprio perché a creare maggiori problemi, che hanno creato maggiori problemi allo Stato italiano, sono proprio le ONG francesi, tedesche e anche spagnole. Ma la Spagna non è tra i paesi volenterosi, perché la Spagna aveva detto ad Open Arms assolutamente di non fare più nessuno, gli aveva intimato di non fare più nessun salvataggio, anche perché le multe in Spagna, le conseguenze giudiziarie per la Open Arms sono pesanti, molto più pesanti che in Italia. Però l'Italia è accusata di xenofobia e fascismo, mentre la Spagna, che fa molto peggio dell'Italia, nessun problema. La Spagna ha già multe da 1 milione di euro per le ONG e ha la galera per i comandanti e l'equipaggio di queste ONG, mentre in Italia la galera, voi sapete che non c'è. Non c'è perché, adesso non sto qui a spiegarlo, ma l'abbiamo raccontato tante volte. Su questo fronte, dicevamo dei dazi, era intervenuto anche il ministro degli esteri Di Maio, che ha spiegato la sua posizione. È vero che gli Stati Uniti vogliono imporre dei dazi, ma io non ho mai sentito dire che non vogliono i prodotti made in Italy. Anzi, c'è una grandissima voglia di Italia negli Stati Uniti.
Noi i dazi li vogliamo evitare e sono sicuro che riusciremo ad evitarli. I dazi, caro Di Maio, non si possono evitare perché non sono verso l'Italia. Ci sono buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma i dazi non sono contro l'Italia, ma sono contro l'Europa in maniera globale per un problema che l'Europa ha favorito comunque illegalmente un'azienda europea. Quindi questa è la ritorsione avallata dal WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quindi certo che c'è voglia di Italia negli Stati Uniti, i prodotti italiani sono compratissimi, però se raddoppiano il prezzo, se il vino comincia a costare 40 euro al litro quando costava prima 15, da 15 a 40, ovviamente anche quelli che stravedono per la cucina italiana dovranno magari sicuramente rivedere le loro scelte, magari comprano un vino americano, un vino del Sud America, del Centro America, di un'altra parte, ma diventa comunque comprare 40 euro una bottiglia di vino normale italiana, perché in Italia costerebbe 6 euro quella bottiglia di vino, normalmente senza i dazi costerebbe 15 perché ci sono i costi di invio, ma con i dazi che va a raddoppiare addirittura più del doppio a 40, da 6 euro una bottiglia di vino in Italia a 40 negli Stati Uniti, non stiamo parlando di un super vino pregiato e lì andrebbe a costare come uno champagne di pregio. Quindi capite che, caro Di Maio, non è non voler più comprare i prodotti italiani, ma quando vanno, si dice fuori mercato vuol dire che già le persone non lo possono più comprare perché i prezzi diventano assolutamente proibitivi. Quindi questo è quello che è successo oggi, danni per l'export italiano, vino, olio d'oliva, parmigiano, grana padano e tutti i prosciutti di Parma, San Daniele, i prodotti d'élite della nostra cucina italiana, la mozzarella normale, la mozzarella di bufala, insomma tutto il gotha della nostra produzione alimentare. Vi ringrazio per aver ascoltato e visto il mio video e vi rimando al prossimo. Arrivederci e grazie.